Buongiorno a tutti, benvenuti nella mia morning routine. Sì, sono ancora in pigiama, sono qua, devo rifare il letto, ma volevo portarvi una morning routine, su questo canale. Ovviamente le cose che faccio cambiano da giorno a giorno, non sono sempre le stesse. Volevo iniziare proprio, sì, farmi vedere in pigiama perché è proprio realistica questa morning routine. Ora vado a fare il letto e metterò questa parte dove rifaccio il letto velocizzata. Tra l'altro il mio pigiama sexy di Dumbo, mi piace molto. E niente, andiamo a cominciare questa morning routine. Restate connessi. Tre fette biscottate o quattro integrali, quindi
ho ripreso niente della colazione, perché questo video non era in programma. Ho fatto il letto, lì ci sono tutti i miei Funko Pop. Ovviamente sono in pigiama, mi devo ancora vestire. C'ho la lampada di sale, una candela, e adesso vi porto con me. Intanto il letto è fatto. Adesso faccio prendere un po' aria alla stanza e quindi, siccome fa freddo, questa comunque è la mia camera, è una panoramica con il letto tutto fatto col piumone, ho piegato la coperta, chiudo la porta così arieggia la stanza. Ciao ciao, cameretta, così prende aria. Allora, come prime pulizie vado a pulire il bagno, perché siamo a metà settimana e quindi il bagno si sporca. Come vedete, questo è il bagno di casa nostra, con lavandino e tutti i sanitari. Lì ci sono gli accappatoi, lì i prodotti per pulire. E come prima cosa andiamo a passare ovviamente il folletto. Sì, se vedete questo zaino, è lo zaino che uso per andare in palestra, e quindi sta lì perché lo uso sempre, e lì c'è il portaciabatte, quindi vabbè, è tutto appeso. Come prima cosa andiamo con il folletto, questo qua. Attacco ovviamente la spina e passo il folletto. Questa parte ve la metto veloce, velocizzata. Finestra della mia camera, lì stanno facendo dei lavori, quindi scusatemi perché fa freddo e quindi la finestra è chiusa, se no si gela la stanza. Ecco la mia stanza, il letto fatto, là come ho detto ci sono tutti i Funko Pop, le Polaroid con le lucine, qua tutti i miei trucchi, lì il mio telescopio
lì ci sono io, la mia specchiera, là ci sono un po' di cianfrusaglie e qua la candela, io uso questa qua, Yankee Candle, e qua sto pulendo il bagno. Ho passato il folletto e io uso, ora vi faccio vedere. Allora, questo per i sanitari, ace, candeggina più, poi l'anticalcare. Io lo metto qua un po' qua, così scioglie il calcare, un po' sul bidet e un po' sul vetro della vasca, così dove ci sono le goccioline d'acqua. Questo qua, Quasar. Poi vado a passare ace, candeggina più, l'ho preso al Mauris, sui sanitari tutti quanti. Questo qua per il vetro dello specchio del bagno e questo per lavandino, bidet, tazza e vasca. E niente, vi lascio le parti velocizzate.
finito di pulire il bagno, è venuto così, cioè direi ottimo. Ho pulito anche lo specchio, la vasca, il vetro è venuto bene e i sanitari. E adesso vado a passare la vaporella perché io non uso il mocio, quindi vado ad aprire la finestra. Guardate che giornata, però è freddo. E la vaporella è questa qua, uso Vileda, praticamente è tipo un mocio, però qua dentro c'è un tappo, si svita e si mette l'acqua più l'ammoniaca. E poi ho attaccato la presa, vi faccio vedere come funziona. Accendo il pulsante, aspetto un po' che si scalda, questo è tipo lo straccio, poi fa un rumore così, ecco, è partita. E poi la passo come uno straccio, sentite che rumore. Voi avete la vaporella o lo straccio normale? Anche questa è molto valida, che fa il vapore. Ok, passiamo la vaporella. Il bagno, come vedete, luccica, quindi top. Passo qua i fili, vedete, dallo straccio praticamente. L'odore sa un po' d'ammoniaca, ma non fa niente. Stiamo tutti. E voilà, si richiude il pulsante e adesso lascio asciugare il pavimento con la finestra aperta, così prende un po' d'aria e si asciuga prima. Ditemi nei commenti se avete la vaporella o lo straccio. Ora mi vesto. Eccomi di nuovo. Mi sono vestita, ho messo una maglietta della Pirex, pantaloni Pirex, della tuta, tanto sto in casa e quindi non devo fare niente di importante. Ora sono in camera, devo mettere le cose a posto al bagno, però faccio subito e ho finito le mie faccende.